Antonio Prastaro, 7-0 col Gorno, sputo facile, molto merito vostro. Siete scesi in campo benissimo, avete sbloccato, avete raddoppiato, triplicato, fatto il quarto gol. Tutto quello che avete preparato poi l'avete messo sul campo, no? Sì, infatti non... è importante entrare determinati. Ormai i ragazzi sanno cosa devono fare e riportano appunto quello dove si lavora in settimana. L'approccio, faccio i complimenti a loro perché nelle ultime gare è veramente lodevole. Una gara che alla vigilia poteva sembrare più, diciamo, più in equilibrio perché il Gorno sveniva da una serie di risultati utili, però mi sembra che voi avete ben chiaro l'obiettivo, non state lasciando nulla di intentato. Noi giochiamo partita per partita, è chiaro che per noi ogni partita è importantissima, dunque la dobbiamo affrontare col massimo della concentrazione. Non avevamo mai vinto in 2 anni, sono qua, non avevamo mai vinto col Gonos, dunque la rispettavamo molto, anche perché i risultati delle ultime gare gli davano ragione, dunque abbiamo avuto, ripeto ancora, l'approccio e la mentalità giusta. Nel corso della gara il problema maggiore forse era quello di perdere qualche giocatore, perché quando sei molto avanti nel punteggio gli avversari possono innervosirsi e magari può nascere qualche battibecco. Sì, no, ma poi qualcuno si è fatto male, dunque abbiamo Infatti. dovuto far entrare qualcun altro, però ci siamo, nel senso che il gruppo non sono solo gli 11, ma è tutto quanto. Adesso chi entra interpreta bene ed è un unico blocco, quello è importante, continuare anche così, non far rimpiangere nessuno, perché chi entra dà il suo, che giochi 90 o giochi 5 o giochi 30 minuti. Antonio, guardando la partita, i miglioramenti sono evidenti, il gioco ancora più veloce, soprattutto gli attaccanti si cercano e sono arrivati a segnare in modo facile perché viene messo un po' l'egoismo da parte. Probabilmente è un percorso che è partito da dietro, da tanto tempo. C'è un lavoro dietro, ma soprattutto c'è una disponibilità loro di migliorarsi sempre, perché io ritengo che ancora ci sono margini di miglioramento e noi dobbiamo pensare a quello, non bisogna accontentarsi, perché ci sono potenzialità e bisogna cercare sempre di trovare uno stimolo nuovo perché poi le cose vengano fatte bene. L'anno scorso un apprendistato, mi sa che state ripetendo il campionato dell'Iglesias, perché una volta ripresa la vetta avete aumentato il margine. Cosa è successo? Siete andati voi troppo forte o qualche battuta d'arresto imprevista da parte di chi vi seguiva? Un po' tutti e due, nel senso che comunque noi se si vuol puntare devi fare quello che stiamo facendo. Gli altri probabilmente qualche problema l'hanno avuto. Hai detto bene, apprendi distratto. Il campionato è strano, è difficile. Chi pensa che sia facile probabilmente lascia qualcosa per strada. Anche se si arriva da una categoria superiore. Sempre e comunque, perché è un campionato completamente diverso. Ha delle dinamiche dove molto incidono i campi. Noi qui abbiamo la fortuna di poterci allenare in un campo stupendo e dunque quello poi dà i suoi frutti, ma andiamo molte volte fuori dove non troviamo o terreni sterrati o erba non proprio ben assestata o anche qualche sintetico un po' vecchio. E questo è il brutto del girone, che non permette neanche di vedere a volte calcio a champagne, perché questo danneggia chi sa giocare, chi vuole giocare, eccetera. Stai un po' introducendo il prossimo turno, adesso c'è la sosta e poi andate a giocare in casa dell'Atletico Cagliari, campo in terra. Il vostro obiettivo lo state costruendo passando anche da queste gare che state interpretando bene, proprio riagganciandomi alla domanda precedente, perché l'anno scorso le avete sbagliate probabilmente. Sì, però. Molto sta anche nella mentalità, nel percorso, nel quotidiano, dove comunque bisogna lavorare in una certa maniera. E la prossima gara sarà difficile, non mi aspetto nessuna bara facile da quella fine, onestamente lo Anche perché, dico. scusa se ti interrompo, anche perché la lotta per la salvezza è molto accesa, coinvolge tante squadre, quindi ci saranno diverse avversarie motivate. Ma l'abbiamo visto, noi non sottovalutiamo tutti, rispettiamo tutti, come abbiamo rispettato oggi il Gorno, ma soprattutto la prossima gara una squadra che ha sempre fatto bene,
ha giocatori importanti, stanno in un bel periodo, dunque e in ogni caso, comunque, noi non possiamo guardare né la classifica né chi incontriamo, dobbiamo giocare sempre concentrati. Correggimi se sbaglio il dato, comunque tu all'inizio stagione hai detto una squadra che vince subisce pochi gol, mi sa che siete alla sesta, settima partita che non subite gol. Quello è importante perché vuol dire che è sinonimo di solidità e di equilibrio. Dunque, io non ho mai visto squadre che hanno vinto il campionato che non hanno la miglior difesa. Dunque, quello è un dato molto importante sul quale bisogna sempre lavorarci. Tra l'altro non subite i gol anche quando il punteggio è ampio, perché a volte ci può stare anche un cavolo di concentrazione. Lì dimostra che chi entra è concentrato sul pezzo e non concede, perché è facile, poi magari esagerare, eccetera. Ribadendo la difficoltà del prossimo turno, credo che l'Atletico sia la quinta gara che non subisce gol, quindi si incontrano due squadre in grande salute dal punto di vista difensivo. Sono una squadra molto equilibrata, sempre stata così, è la loro forza, hanno, ripeto, giocatori importanti nei reparti difensivi. Sanno stare bene in campo e niente, la prepareremo come tutte Credi le anche che insomma l'andata alla testa ha vinto, che sia anche quella un'ulteriore motivazione per loro? altre. L'ho detto anche all'andata, probabilmente quella è stata una partita approcciata male da loro, perché poi non si è più verificato. L'abbiamo sempre rispettata anche l'anno scorso, quando ci ha messo in grande difficoltà, e la rispetteremo anche adesso, ma come la rispetteremo anche gli altri. Grazie Antonio, complimenti, in bocca al lupo. Grazie.